Gli ingranaggi presentano molteplici campi di applicazione. Essi servono per assicurare la rotazione di due assi collegati tra loro. Gli ingranaggi possono far aumentare o diminuire il numero di giri degli assi, ovvero la velocità angolare, e possono essere utilmente utilizzati per invertire la direzione della rotazione. A parità di potenza trasmessa dalla ruota motrice, ovvero diminuendo il numero di giri sulla ruota condotta, viene aumentata la coppia trasmessa. Inoltre, gli ingranaggi trasmettono il moto rotatorio fra due differenti assi. Gli ingranaggi ingranano sulla circonferenza primitiva, che è quella caratterizzata dai punti di contatto, dei profili dei denti che ingranano tra loro. Ci sono molti tipi di ingranaggi. Abbiamo gli ingranaggi cilindrici, abbiamo gli ingranaggi elicoidali, quelli conici, quelli a vite senza fine e a cremagliera. Essi possono essere classificati in funzione della posizione degli assi come paralleli o sghembi. Gli ingranaggi cilindrici, anche detti in inglese spur gear, sono ingranaggi che hanno i denti a profilo cilindrico, cioè se facciamo delle sezioni trasversali tutte quante uguali e parallele lungo l'asse degli alberi, troveremo, diciamo, come dicevo prima, sezioni che sono tutte uguali tra di loro. Le superfici a contatto della trasmissione del moto tra la ruota conduttrice e la ruota condotta si chiamano denti. I denti quindi hanno delle superfici, come dicevo prima, parallele alle direzioni degli assi degli alberi. Questo tipo di produzione, questo tipo di ingranaggi hanno una tipologia di produzione molto semplice e non difficoltosa. Hanno la caratteristica di lavorare in assenza di carichi nella direzione assiale, altrimenti si sfilerebbero. L'ingranaggio più grande è chiamato condotto, quello più piccolo è chiamato conduttore. Questi ingranaggi cilindrici possono essere utilizzati per incrementare o diminuire la coppia o la potenza della trasmissione. Le applicazioni sono molteplici, con particolare riferimento agli elettrodomestici come le lavatrici, i frullatori, gli asciugatori, macchine per le costruzioni come le betoniere, pompe, carburante, mulini e quant'altro. Gli ingranaggi elicoidali, perché vengono costruiti? Ricordiamoci che la condizione essenziale affinché vi sia una continuità di trasmissione in una coppia di ruote dentate è che due denti in presa non si lascino completamente prima che altri due denti abbiano iniziato all'ingranamento. Nelle ruote dentate a denti dritti, cioè anche se hanno un profilo elicoidale, però è una superficie però cilindrica, quindi quelli cilindrici, a denti dritti, abbiamo che la coppia di denti in presa abbandona il contatto su tutta la sua lunghezza assiale, della corona, mentre simultaneamente la coppia successiva di denti che sta entrando in presa inizia il contatto. Quindi in pratica con questi ingranaggi che si chiamano ingranaggi elicoidali, in realtà abbiamo che la presa degli accoppiamenti tra i denti avviene praticamente in maniera continua, senza la discontinuità che invece abbiamo nei profili cilindrici. Quindi, lo ripeto, le ruote a denti dritti hanno un punto in cui, quando una coppia di denti appunto, si scollega, c'è un punto, c'è un momento in cui iniziano la coppia successiva di denti a
ad entrare in contatto. Ecco, in questo lasso di tempo praticamente c'è una discontinuità nella trasmissione del flusso della potenza. Questo problema non avviene negli ingranaggi di tipo elicoidale, perché la coppia successiva di denti che sta entrando in presa viene sostanzialmente tenuta lungo tutto il profilo longitudinale dell'ingranaggio, viene tenuta insieme e ancora a contatto nelle sezioni precedenti. Quindi, in questo tipo di ruote i denti in presa si lasciano gradualmente e allo stesso modo i successivi iniziano l'ingranamento in modo progressivo. In questo modo quindi la trasmissione del moto risulta silenziosa, regolare, senza urti e vibrazioni. I fianchi dei denti assumono un andamento a forma di elica cilindrica. Possono essere usati alberi paralleli in modo simile agli ingranaggi cilindrici. I denti hanno un profilo, come dicevo, a sviluppo elicoidale nella direzione assiale. Hanno una maggiore affidabilità e una minore rumorosità rispetto agli ingranaggi cilindrici. Possono trasferire maggiori carichi, rendendo tali meccanismi più affidabili per applicazioni con elevati numeri di giri. Vengono create delle forze di spinta nella direzione assiale, per questo sono necessari dei cuscinetti di spinta. La generatrice dei profili dei denti che ingranano segue un andamento elicoidale, in modo tale che quando in una sezione due denti si staccano, in attesa che ingrani la coppia di denti successiva, nelle altre sezioni assiali precedenti, quei denti sono ancora ingranati tra loro. Questo è un altro tipo di accoppiamento a ingranaggi. Si tratta quindi di un sistema lineare che serve a trasmettere il moto rotatorio in moto rettilineo attraverso un ingranaggio lineare detto corona e viceversa. Esempi sono dati dal pignone dell'asse della motrice ferroviaria, il volante, macchine utensili come trapani, eccetera. Per ottenere una trasmissione della coppia più regolare, questi sistemi sono usualmente collegati a dei servomeccanismi idraulici o elettrici. Le coppie coniche hanno gli assi dei due alberi che si intersecano e gli sviluppi delle superfici dentate hanno una forma conica. Questo tipo di ingranaggi sono spesso montati su alberi che formano tra di loro degli angoli retti, come nelle trasmissioni degli autoveicoli. Possono essere progettate anche per lavorare con altri tipi di angoli. Le coppie coniche hanno differenti tipologie di applicazione, come nei locomotori, nelle trasmissioni navali e automobilistiche, torri di raffreddamento, acciaierie, attrezzature di controllo e ispezione. Sono utilizzate nei differenziali per trasmettere sui semiassi delle ruote differenti numeri di giri dei semialberi delle ruote motrici, ovviamente a parità di diametro delle ruote, al fine di ottenere delle velocità periferiche in curva pressoché uguali sui due lati del veicolo. Con questi sistemi è possibile quindi cambiare sia il modulo che la direzione del vettore velocità di rotazione dell'albero di trasmissione da verticale a orizzontale e viceversa. Questo è il caso dei trapani di ogni tipo. Vite senza fine. Uno dei due ingranaggi è una vite, in apparenza è molto simile all'accoppiamento corona-pignone. I due elementi sono a contatto tra loro e uno di essi ha la forma di una vite. Una vite senza fine può essere utilizzata per ridurre la velocità periferica oppure per trasmettere coppie maggiori, per
La vita senza fine è una macchina semplice utilizzata per convogliatori, presse, macchine, per miniere, tavole rotanti, sistemi per il posizionamento di precisione, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre sono utili per attutire i contraccolpi quando vengono utilizzati elevatori, sistemi di sollevamento, ogni qualvolta c'è bisogno di sistemi compatti che assicurino anche la non reversibilità degli ingranaggi.